Buongiorno signore e signori e benvenuti alla 20ª lezione del seminario dedicato alla logica nell'attualismo di Giovanni Gentile, in particolar modo dedicato alla lettura critica commentata della sua opera capitale, Sistemi di logica come teoria del conoscere. In questa lezione affronteremo il capitolo terzo del secondo volume dell'opera Sistemi di logica come teoria del conoscere. Questo capitolo è un capitolo fondamentale in quanto il Gentile, dopo aver illustrato nei primi due capitoli del secondo volume gli esiti delle sue ricerche speculative presenti nel primo volume, ovvero l'esito di fondo che è quello del superamento dialettico dell'astrattezza della logica formale a favore di una logica speculativa che possa ampliare la conoscenza tautologica di fondo del pensiero, che è la conoscenza dell'identità assoluta. Ebbene, nel capitolo terzo Gentile parla del superamento del logo astratto. Il logo astratto, dice Gentile, ha una natura circolare, la sua logicità è riflessione. Il concetto in cui la sua logicità si spiega non è concetto senza essere giudizio, né giudizio senza essere sillogismo, e in generale sistema. Il giudizio è il ritorno dal concetto a se stesso attraverso la sua interna mediazione, e così il sillogismo è mediazione del giudizio dentro di sé medesimo. Per cui il giudizio non si possiede come verità nel suo valore logico se non si riflette su di esso e non si allontana da sé se non per ritornare a sé e chiudersi in se stesso. Questo punto è fondamentale per comprendere il passaggio speculativo radicale che compie Gentile rispetto all'idealismo di origine hegeliana. Ovvero, Hegel aveva sostenuto nella Wissenschaft der Logik che il giudizio, das Urteil in tedesco, è la parte originaria. Etimologicamente, infatti, la parola Urteil ha proprio questo significato, ovvero è l'elemento prioritario di ogni pensiero che pone, ovvero di ogni pensiero tetico. È chiaro che questa idea presuppone una visione forte del pensiero come giudizio che è anche presente in autori come Kant, ma anche in Hume precedentemente, quindi nella filosofia preidealista, che comunque ha preparato il terreno allo sviluppo dell'idealismo medesimo. Gentile va oltre questa idea di Hegel, poiché ribadisce che la centralità del giudizio non è solo quella di essere la centralità originaria del pensiero, ma anche quella di essere la centralità concreta, concreta in quanto il giudizio si pone come giudizio sillogistico, quindi come sillogismo del concreto e non solo dell'astratto. Il che vuol dire che il sillogismo concreto è un sillogismo in movimento. Il sistema è enciclopedico, cosa che aveva già affermato Hegel, ma in una natura diversa rispetto a quella hegeliana, ovvero il sistema come enciclopedia significa per Gentile ribadire che tutta la conoscenza, lo scibile umano, è atto del pensiero immanente a se stesso. Il che vuol dire che la materialità, la naturalità dell'ente non è mai reale se non nel pensiero che la pensa. Il che vuol dire, quindi, che l'idea di Hegel, di un essere in sé, la prima parte della logica di Hegel, che si aliena da sé, la seconda parte, quindi l'antitesi della natura, e che ritorna a sé nel concetto, è in realtà una visione limitante, secondo la posizione di Gentile, in quanto il movimento sì è del concetto universale, in questo Hegel aveva ragione, ma è sempre immanente allo spirito, in quanto autoctisi, in quanto autoporsi immediato, ovvero autoporsi immediato del soggetto e dell'oggetto. Ora, l'immediatezza viene mediata dal pensiero speculativo, dal pensiero logico, che quindi è mai appagato di sé. Il movimento del logo nel concetto che si dilata, dice Gentile, è sistema, un movimento che si chiude e conchiude, che non può perdurare altrimenti che come ripetizione. Più precisamente, può perdurare soggettivamente nel pensiero che si distacca da esso, gli si contrappone e lo considera trascendente la sua soggettiva attività.
ma può perdurare soggettivamente nella tradizione, come questa volgarmente si intende, quasi come trasmissione di un pensiero che si trasmetta senza mutare, dice il Gentile, in quanto oggettivamente è cessato, precipitato nella immobilità del vero che non tramonta attraverso il suo travaglio nel pensiero umano, ma lo illumina dall'alto del cielo in moto. Il che vuol dire quindi che l'astrattezza ha una funzione ben precisa, che è quella di essere un punto di riferimento, un'ancora di riferimento per nuove elaborazioni teoriche che sono concrete. Ecco quindi che l'astratto si dissolve, ma cosa vuol dire si dissolve? Vuol dire si realizza nella concretezza che in un certo qual modo lo rimette in piedi. Facciamo un esempio pratico. Immaginiamo ad esempio una fotografia presa di per sé, quindi una fotografia astratta, no? Isolante in un certo momento, in un certo luogo, raffigurante certi determinati oggetti o determinati soggetti. Ebbene, quella foto presa in sé è un momento astratto. Se quella foto però la inseriamo in una sequenza di fotogrammi come è nel cinema, otteniamo il movimento, quindi la concretezza della vita rappresentata. Quindi otteniamo quel flusso di immagini che in realtà non è altro che un insieme di tante fotografie in movimento, di tanti attimi in movimento. Ecco, quello potremmo dire metaforicamente è il concetto in movimento. Metaforicamente, prendendo questo simbolo, questo è un esempio di natura pratica, ovviamente non teoretico, ma ovviamente per analogia possiamo dire che Gentile intende proprio questo, cioè il materiale astratto del pensiero pensato è esso stesso pensiero e ha la sua legittimità, ma di per sé non è conoscenza, ha un valore ostensivo, un valore dimostrativo, esattamente come la logica sillogistica di Aristotele, dell'organon, la logica dei sillogismi aristotelici, degli analitici primi, degli analitici secondi e di tutto quello che era la logica antica occidentale, ma quello che è anche la logica, ad esempio, formale moderna. Che vuol dire che la logica di per sé è astratta, ma se applicata al concreto diventa se stessa concreta e si dissolve nel concreto. Ora, Gentile, nel terzo capitolo, si sofferma in modo molto interessante su tre aspetti fondamentali della logica astratta: il logo astratto nella storia, il logo astratto nella poesia, il logo astratto nelle scienze e nella religione, su quattro aspetti, scusate. Bene, che cosa intende Gentile? Intende che il logo astratto, il logo del pensiero pensato, quindi può applicarsi a quattro ambiti dello scibile umano. Innanzitutto la storia. La storia, presa di per sé come insieme di fatti, uno legato all'altro, cronologicamente collocati, più o meno importanti, è una storia astratta. La storia del concreto non è quindi la storia dell'essere staccato dal pensiero, ma la storia che si scrive, si riscrive nell'atto stesso della ricerca storica. Lo storico, dice Gentile, quindi è colui che è consapevole del senso storico, ovvero è consapevole dei limiti dei fatti presi di per sé astrattamente e della necessità di collegarli gli uni agli altri in un tentativo di interpretazione, un tentativo potremmo dire ermeneutico, no? Alla Schleiermacher, cioè tentativo ermeneutico circolare, che è quindi quello del soggetto che cerca di dar ordine all'insieme caotico, potremmo dire, delle esperienze storiche prese di per sé, cercando un filo rosso, una linea di fondo che possa essere la narrazione storica di per sé. Ebbene, lo storico quindi, a differenza del poeta, è consapevole della immanenza della contraddizione presente nella rappresentazione astratta di un pensiero che diventa appunto fatto e che da fatto deve ritornare ad essere atto, e l'atto lo è solo nel momento in cui esso viene vissuto, rielaborato e rivissuto in colui che fa storia o colui che studia la storia. E nel paragrafo 3 Gentile invece si sofferma sul logo astratto nella poesia. Il poeta, dice Gentile, ha l'animo lirico, il poeta trae dal suo animo, dal suo cuore il suo mondo. Perciò la sua arte è essenzialmente lirica e in lui non cerchiamo la verità, ma la bellezza, o una verità che non è verità logica, ma estetica. Ebbene, questo che egli trae dal suo interno, intanto davvero lo trae, in quanto lo pensa, o se si vuole, intuisce. E lo intuisce in conseguenza di quella costruzione spirituale che è la sua opera d'arte. Il poeta però diventa prigioniero dei suoi stessi fantasmi, se rimane ovviamente chiuso in questa sfera, che lo traggono a sé, lo assorbono
in modo da non permettergli distrazione, fin quando egli non avrà compiuto la sua opera di poeta, che è il compimento dell'opera d'arte essa stessa. Questa unità tra artista e opera d'arte è alla base dell'arte intesa come elemento di posizione astratta di una soggettività totalmente libera. Su questo Gentile tornerà nella sua opera fondamentale per l'estetica, la filosofia dell'arte, opera purtroppo sottovalutata, ma che ultimamente è stata riscoperta dagli studiosi dell'idealismo italiano, non solo, nella quale Gentile appunto sostiene l'universalità dell'arte in quanto universalità astratta che si dissolve nella filosofia, ma che mantiene il suo ruolo proprio nella sua libertà espressiva, cioè l'idea che l'artista non si possa separare dalla sua opera d'arte, ma adesso ad essa venga ad identificarsi, anzi con essa venga ad identificarsi, scusate. Dunque, il logo astratto si manifesta anche nelle scienze, nelle matematiche, nella fisica, nelle scienze pure e nella religione. In che modo? Bene, qui c'è un punto fondamentale. Gentile sostiene che le matematiche e le scienze naturali pongono, costruiscono il loro oggetto, un oggetto in cui il soggetto non si riconosce, quindi un oggetto di per sé astratto, pragmaticamente utile ma astratto. Quindi oppongono alla loro attività costruttiva, epistemologica appunto, l'idea di un pensiero che scopre. Le scienze parlano di scoperte, ma la scoperta in realtà è di per sé astratta, in quanto essa stessa è già pensata in un soggetto universale che la pensa. Quindi anche le scienze, ipostatizzando il loro oggetto, lo astraggono e quindi rimangono limitate al logo astratto fin quando non vengono concretizzate dall'atto sintetico del pensiero filosofico. Lo stesso si può dire per la religione. Gentile nel paragrafo 5 parla del logo astratto nella religione, che è il luogo in cui il pensiero pone a sé Dio come assoluto, come trascendenza ignota, come mistero, e si pone davanti alla parola del mistero in un atteggiamento di ascolto e di interpretazione, quindi fondando la teologia che non è altro che l'esplicazione di un nucleo essenziale e perciò originario della stessa religione. La teologia è la scienza degli attributi di Dio, dice Gentile, in quanto attributi formano un sistema, la divina verità, il logo eterno. Esso stesso è ciclico, quindi basato sul principio dell'oggetto concettuale universale. Ebbene, questo concetto ha una struttura ciclica anche nello sviluppo del pensiero critico. La critica stessa nasce dal desiderio, che ha una struttura effettivamente circolare, dice Gentile, ovvero il desiderio cerca sempre qualcosa che ha altro da sé e del quale si vuole appagare per potersi poi rimettersi in uno stato di quiete, potremmo dire momentanea. Allo stesso modo il pensiero critico agisce in modo da discernere ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è plausibile da ciò che non è plausibile nell'atto concreto del suo porsi, quindi nella problematicità concreta del reale e non dell'astratto, perché il concreto è l'esistente. Ora, il desiderio stesso è basato su una contraddizione. L'ultimo paragrafo di Gentile si basa proprio sull'idea del desiderio, molto importante, molto interessante questo punto, in quanto Gentile sostiene che il desiderio è legato alla conoscenza. La conoscenza è desiderio di sapere, è anche attuazione del sapere. In che modo però? In un modo dialettico. La verità che si vuole scoprire con il desiderio di volerla scoprire si crede suscettibile di scoperta, cioè preesistente, come cercolo chiuso. Ma in realtà essa stessa viene astratta nel momento in cui la si concepisce in questo modo, perché il concetto della verità, il nucleo essenziale della verità, è nel nostro spirito che la scopre. Quindi è nel processo di interiorizzazione della verità. Interiorizzare non significa quindi annullare l'esteriorità oggettiva, significa non darla per assoluta, significa quindi lasciare uno spiraglio ad un pensiero che da individuale particolare torna ad essere universale, universale nella soggettività dello spirito che ha atto puro, quindi dello spirito che non è la singola anima, il singolo spirito di un individuo, ma che è lo sviluppo armonico di questa anima, di questo singolo spirito di un individuo in una coesione, una comunione d'amore con tutti gli altri spiriti individui, in una società trascendente.
Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguire la prossima lezione. Buona giornata.